Un commento sulla partita? Niente, il Fondest è una bella squadretta, può ambire a andare avanti nel campionato. Noi purtroppo, forse la lontananza, un po' l'acqua che abbiamo trovato, delle giocatrici si sono sentite male sul pullman. È una squadra che sinceramente non la riconosciamo come squadra tale, erano molto avvelite. Sarà la distanza, non lo so. Comunque, auguri, in bocca al lupo al Fondi e speriamo di rivederci lì a Viterbo. Grazie. Okay. Mister, dopo la sconfitta della prima giornata, questa vittoria, qual è il posto nel campionato della Visfondi? Buonasera, dopo la sconfitta della prima giornata a Roma con la Virtus Ciampino, stasera la Visfondi ha risposto in maniera positiva a quelle che sono state le opportune correzioni fatte in settimana. Certamente sabato scorso è stata una gara di altro livello, sia tecnico ma anche a livello proprio di tempo. Abbiamo giocato in un orario un po' particolare, alle 16.30, con temperature più elevate di quelle di stasera, quindi abbiamo potuto stasera esprimerci meglio a differenza di sabato scorso. L'obiettivo della Visfondi è un po' l'obiettivo di tutte le società neopromosse in Serie C, quello di salvarsi e di fare bene per poi progettare. La Visfondi già sta progettando, all'interno del roster fondano abbiamo ben 6 ragazzi che sono in età di under 21, proviamo a mettere insieme con l'ultima arrivata Claudia Testa di categoria superiore quelle che sono realmente i valori del gioco e l'esperienza con le ragazze che vogliono imparare, hanno fame di imparare. Grazie, in bocca al lupo. Crepe il lupo, buonasera.